Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori, siete sempre su Radio Saiuz e questo è Osservatorio Antimafia. Con voi ci sono come sempre Antonella Entranò. Ugo Lombardi. Ritroviamo il nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao Ciao a tutti Rosario. quanti, buonasera, buonasera, buonasera. Abbiamo finalmente il direttore di Pianeta Oggi TV.net, Massimo Bonella. Buonasera Massimo. Buonasera Massimo. Sì, buonasera da Venezia, spero che voi stiate bene. Noi sì, tu? Allora, perfetto, io ho un attacco allergico che sto risolvendo, purtroppo qui a Venezia spira un vento di bora, sembra che la bora si sia orientata più verso Venezia e quindi tira su un po' polvere e pollini, diciamo ancora i fiori, eccetera, e quindi a volte può dare un po' di problemi. Comunque noi andiamo con le notizie piano piano, iniziamo subito con Piero Grasso, il presidente del Senato, ha annunciato le sue decisioni sull'articolo 2 delle riforme su modalità di elezione del Senato, poiché è stato modificato sul comma 5 del citato articolo, la Presidenza considera ammissibili emendamenti soppressivi o modificativi solo di tale comma. Slitta a domani il voto sull'emendamento Cociancic che approvato farà decadere tutti gli altri articoli, gli altri sull'articolo 1. L'Aula dovrà quindi votarlo nel suo insieme per passare all'esame del secondo articolo. Dall'estero, Stati Uniti. L'appello di Papa Francesco non ha fermato il boia in Georgia, dove è stata giustiziata una 47enne con una iniezione letale, lo riferiscono i media USA. L'esecuzione era stata ritardata da tre appelli presentati dai difensori, respinti dalla Corte Suprema. Si tratta della prima donna condannata alla pena capitale in Georgia in 70 anni. Era accusata di aver progettato l'omicidio del marito, che fu ucciso dal suo amante, condannato all'ergastolo. L'omicida, che ha testimoniato contro la 47enne, sarà liberato tra 8 anni. Ed ora diamo uno sguardo alla rassegna stampa della nostra testata AllNews PianetaOggiTV.net. Dunque, in primo piano Saviano e Di Matteo di Sabina Guzzanti, poi a seguire un altro pentito conferma cielo esplosivo per Di Matteo. Si tratta di Francesco Chiarello, è stato trasferito in un nascondiglio sicuro. Articolo di Aaron Pettinari. Poi ancora tritolo per Di Matteo, silenzio di morte di Giorgio Bongiovanni. Poi si cambia argomento, almeno 700 morti alla Mecca, come sapete la carica di fedeli alla Mecca, dunque si contano almeno 700 morti, si prosegue circa perché si prosegue in una notizia che è stata in primo piano. Per diversi giorni nella nostra testata, giornalista colombiana uccisa, ancora lacrime in America Latina. Poi a seguire abbiamo un'esclusiva di RTSAT, Russian Today, in collaborazione tramite Pandora TV, dove abbiamo un accordo per la ritrasmissione dei loro servizi e dei servizi di RT tradotti in lingua italiana. Poi abbiamo uno speciale, sempre a cura di Pandora TV, per quanto riguarda la marcia delle donne e degli uomini scalzi da Roma a Napoli a Venezia. Migliaia di persone si erano messe in cammino per solidarietà con i migranti, anche alla Mostra del Cinema di Venezia, per far sentire la voce di chi scappa dalle guerre. Poi ancora altri speciali di Pandora TV e poi c'è una novità, uno speciale a cura di Telemare di Gorizia, dove c'è una nostra collaborazione per quanto riguarda i settimanali Pianeta Oggi Report, che è la stessa identica che abbiamo anche con Radio Saiuz TV. In questo caso c'è un'intervista al rappresentante di una storica emittente radiofonica in lingua furlana che si chiama Radio Onde Furlane.
Poi il nostro settimanale con un'intervista allo storico ricercatore, storico Flavio Ciucani, che si parla un po' di come è ridotto il nostro pianeta. È tutto dunque da Venezia, sono le 22.06, vi restituisco la linea per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Saluto anche il vostro ospite che avete collegato. A voi dunque da Massimo Bonella un saluto. Grazie Massimo, e ci dai la possibilità con la tua rassegna stampa di introdurre subito gli ospiti e l'argomento della serata. Abbiamo con noi l'immancabile ormai Aaron Pettinari, redattore di antimafia2000.com, che è appunto la testata giornalistica con la quale collaboriamo per la realizzazione di questa trasmissione, e abbiamo in collegamento Savino Percoco, che è coordinatore provinciale delle Agende Rosse qui in Puglia. Benvenuti a tutti e due, grazie per aver accettato il nostro invito. Benvenuti. Buonasera a voi. Buonasera a tutti, grazie, un saluto a tutti voi che siete in redazione e anche a Savino, che tra l'altro lo vedo. Ciao. Ciao. Bene, partiamo da un articolo citato in rassegna stampa proprio da Massimo Bonella, un articolo pubblicato il 25 settembre 2015 a firma di appunto Aaron Pettinari, e il titolo è decisamente esplicito: un altro pentito conferma c'è l'esplosivo per Di Matteo. Si tratta di Francesco Chiarello, e dichiara che l'esplosivo acquistato per organizzare appunto l'attentato nei confronti del PM Nino Di Matteo è stato trasferito in un nascondiglio sicuro. Quindi Aaron, questo naturalmente ha alzato ancora di più, qualora fosse necessario o possibile, il livello di allerta a Palermo. Vuoi farci un po' il punto della situazione, sia sull'articolo che sulla situazione che si sta vivendo adesso a Palermo? Sì, innanzitutto dobbiamo dire questo, che le parole del collaboratore di giustizia di Borgovecchio, ex boss di Borgovecchio, Francesco Chiarello, sono un importante riscontro alle dichiarazioni dell'altro pentito, ovvero Vito Galatolo, l'ex boss dell'Acqua Santa. Ricorderete circa un anno fa la prima notizia di un attentato, dell'arrivo a Palermo, della presenza a Palermo di quasi 200 kg di tritolo per compiere un attentato nei confronti del PM Antonino Di Matteo. Questa notizia ora trova una conferma ulteriore dopo le dichiarazioni che c'erano state, una serie di dichiarazioni che c'erano state, oltre a Vito Galatolo anche il pentito di Barcellona Pozzo di Gotto, Carmelo D'Amico, aveva parlato di un progetto di attentato di cui aveva sentito parlare in carcere dalle boss di Norotolo, sempre nei confronti di Matteo, il fatto che era in preparazione. E appunto Vito Galatolo aveva parlato del tutto quanto il piano d'attentato, il progetto di morte nei confronti di Matteo, una condanna che era arrivata già da Totò Riina 2 anni fa, o meglio, bisognerebbe in realtà andare a vedere l'ordine temporale delle cose. La condanna a morte di Matteo è già precedente, cioè, ovvero le lettere di cui fa riferimento di Matteo Messina Denaro, a cui fa riferimento Vito Galatolo, sono del 2012, quindi prima delle dichiarazioni di Riina, dove dice: questo Matteo Messina Denaro che cosa fa, perché ancora non sta facendo nulla, questo Di Matteo lo dobbiamo far saltare in aria, tutte quante queste cose qui. E poi ci sono state anche dichiarazioni del pentito Zarcone, che pure aveva sentito parlare della presenza dell'esplosivo. Ecco, queste dichiarazioni di Chiariello, queste notizie, che sono notizie giornalistiche, però trovano comunque delle conferme, praticamente vengono raccolte da Chiariello in carcere parlando con il figlio di Vincenzo Graziano. Vincenzo Graziano non è un uomo qualunque, ma è il boss di cui parla Vito Galatolo, che raccoglieva, che teneva conservato l'esplosivo per compiere l'attentato, per compiere questa nuova strage. Questo esplosivo
ad oggi risulta introvabile, non risulta, nonostante i vari accertamenti che ci sono stati da parte inizialmente della Procura di Palermo, poi chiaramente per competenza tutto è passato nelle mani della Procura di Caltanissetta, questo esplosivo risulta introvabile allo stato attuale, non trovato. Quindi abbiamo le notizie della presenza e la conferma della presenza di 150-200 kg di tritolo, parliamo di 150 perché lo stesso Calatolo ci dice che 50 erano stati restituiti all''Ndrangheta che si era offerta nel reperire questo esplosivo. Quindi sono presenti ancora qui a Palermo e potete immaginare lo stato delle cose, la situazione è particolarmente grave, sia per il punto di vista che siamo di fronte a un progetto di attentato, una condanna a morte che non è stata assolutamente, da che noi sappiamo, tirata indietro. Poi inoltre dobbiamo anche segnalare la mancanza istituzionale di solidarietà nei confronti del magistrato Nino Di Matteo. Proprio l'altro giorno c'è stato il CSM che è venuto qui a Palermo, tanto per fare un esempio, è venuto qui a Palermo per risolvere o comunque intervenire tempestivamente, come è giusto anche che sia, magari sulla questione del caso Saguto, sui beni confiscati, sulla gestione dei beni confiscati. Ebbene, nessuno del CSM, né tantomeno il vicepresidente Legnini, ha speso una sola parola per Nino Di Matteo. Tanto che sono venuti qui a Palermo il giorno 25, ovvero il giorno della notizia in cui è uscita la notizia del pentito che confermava le parole di Vito Calatolo. Sono passati i giorni e tantomeno sostegno e solidarietà è arrivata da altre sedi istituzionali come il Presidente della Repubblica Mattarella o il Premier Renzi o ancora i alti vertici dell'Associazione Nazionale Magistrati, nonostante ci sia stato anche un appello di qualche collega di Nino Di Matteo, penso al dottore Gozzo, oggi sostituto procuratore generale proprio qui a Palermo, che ha proprio lanciato un appello affinché la NM intervenisse almeno con una parola per dire qualcosa. E questo mancato sostegno istituzionale poi dopo si traduce anche in altre mancate cose, altre azioni che non vengono svolte. Penso su tutte la mancata promozione di... Prego. No, volevo soltanto dirti questo: il silenzio istituzionale si traduce anche in un silenzio dell'informazione, naturalmente, perché come giustamente metti tu in risalto nella prima parte dell'articolo, nell'incipit proprio, lì c'è una tua chiara segnalazione. La notizia è stata diffusa a mezzo stampa soltanto sul panino regionale, vale a dire quelle pagine della Repubblica che riguardano solo la cronaca locale. Una notizia del genere forse avrebbe dovuto essere data a livello nazionale. Assolutamente sì, sicuramente meritava il titolo a livello nazionale. Solamente 4 giorni dopo le agenzie di stampa hanno dato questa notizia, solamente pochi giorni dopo altri quotidiani, penso per esempio al Fatto Quotidiano, ha dato notizia del non tanto dell'avvertimento di Chiariello, cioè è ritornato sopra la notizia prendendo spunto dallo sfogo che Nino Di Matteo ha avuto a Taormina durante la presentazione del suo libro con Lusi, dove a domanda della giornalista Elvira Terranova, che moderava l'incontro sull'attentato, ha avuto un momento di commozione e di forte appunto sfogo di fronte a una situazione a cui lui stesso fa rifiuto a parlare. Quindi sicuramente meritava un'attenzione. Giusto per terminare il concetto di prima, le determinate azioni di solitudine si ravvisano anche quando un CSM non concede come suo diritto il posto in Procura Nazionale Antimafia a Nino Di Matteo, lasciandolo quindi a Palermo in prima linea, come quasi a voler dire eccolo, è lì. Adesso non sappiamo quali sono ora
qual è la situazione al TAR, perché sappiamo che Di Matteo ha presentato ricorso, non è stata ancora fissata l'udienza davanti al TAR per discutere della eventuale nomina alla Procura Nazionale Antimafia, e anche questi sono segnali che portano a una sovraesposizione del magistrato del pool da trattativa. Ecco, scusami, ho dovuto un attimo chiudere il microfono. Rosario, spero che il problema si sia risolto. Sì, sì, si è risolto e l'immagine ferma adesso. Ah, vabbè, non importa, l'importante è che non ci sia più quel piccolo problema che mi segnalavi. Quindi Aaron, mi pare di poter dire a questo punto che l'attentato nei confronti del magistrato Nino Di Matteo non sia più un fatto puramente ipotetico o soltanto un'accusa lanciata dal capo Totò Riina, che già di per sé sarebbe sufficiente. Ti chiedo questo perché mi pare che gli elementi siano stati messi insieme e soprattutto per cercare di far capire che questo silenzio istituzionale e informativo serve soltanto a spegnere l'attenzione su una questione che invece è di enorme importanza, perché Nino Di Matteo è il titolare di uno dei processi più importanti della storia del nostro paese. Assolutamente sì, possiamo dire che se il processo trattativo Stato Mafia, se fossimo in un paese normale, sarebbe proiettato in televisione a un giorno in procura, o come, così come tanti anni fa mi ricordo si seguiva il caso di Mani Pulite, il processo sull'inchiesta di Mani Pulite. Così non è, salvo sporadiche eccezioni, forse oggi in tanti si aspettavano che si arrivava alla sentenza Mannino, così non è stato, non si è arrivata alla sentenza in quanto il giudice ha rinviato ulteriormente il processo, e aspettiamo ora la data del 4 novembre per vedere quello che accadrà in abbreviato contro l'ex ministro della Democrazia Cristiana. Detto questo, si cerca, penso che ci possa essere di fronte a tutta quanta questa situazione vari aspetti, quello di isolare un magistrato che è in prima linea nella lotta contro la mafia, soprattutto per svelare una delle pagine più buie della nostra storia, e dall'altra parte proprio anche proprio quella di depotenziare, se vogliamo, il più possibile appunto l'informazione, a livello di informazione, quello che significa, quello che porta con sé a livello di informazioni per l'opinione pubblica e per la nostra società, il processo sulla trattativa Stato-Mafia. Quindi è duplice la cosa, l'azione che viene portata avanti, e possiamo dire che guardando la televisione, guardando i vari giornali, ci stanno riuscendo benissimo da questo punto di vista, perché insomma non credo che si stia parlando del processo ogni giorno. No, anzi, questo non avviene mai. Credo che questa sia una delle pochissime occasioni durante le quali gli ascoltatori hanno la possibilità di essere aggiornati e di sapere quello che accade. E a proposito del silenzio istituzionale che sta diventando davvero insopportabile, abbiamo qui con noi Savino Percoco, che come vi dicevo in apertura di trasmissione è coordinatore provinciale delle Agende Rosse per la Puglia, ma che è anche giornalista e collaboratore di Antimafia 2000. Savino, tu ieri hai avuto la possibilità di partecipare, assistere alla cosa, diciamo, partendo dalle origini è successo questo. Il nostro movimento a Bari aveva preso un ottimo confronto con alcuni consiglieri del Movimento 5 Stelle nel Parlamento regionale paese, e si era accordato comunque di avviare una serie di attività sia sul piano di tipo scientifica, come progetti di connessione anche in regione, ma sia anche di solidarietà per il PM di Matteo. E il giorno 25, appena si è diffusa la notizia delle dichiarazioni del pentito di Borgo Vecchio Chiarello,
e la consigliera Viviana Guarini mi ha subito telefonato chiedendomi di avviare quell'ordine del giorno che io le avevo proposto, e così è stato fatto. In pochissimi giorni abbiamo cercato di velocizzare ogni pratica e consegnare in tempo breve ogni istanza in consiglio regionale, e abbiamo protocollato la richiesta di solidarietà al consigliere Antonino Di Matteo lunedì verso l'ora di pranzo. L'idea era quella di sfruttare l'articolo 33 del regolamento interno della Regione Puglia, che permetteva un ingresso come ordine del giorno di urgenza, e poter quindi approvare un aspetto a nostro parere di prioritaria importanza. Quello che purtroppo è avvenuto è che ancora prima che il Consiglio regionale potesse avviare la seduta, in camera, nell'aula della Presidenza del Consiglio, il nostro ordine del giorno è stato già bocciato in partenza. Secondo quanto ci riferisce la consigliera regionale Guarini, il Presidente del Consiglio, Mario Luzzo, avrebbe di botto rifiutato l'ingresso in aula di questo ordine del giorno, e evidenziando parole alquanto scorciatoie, almeno dal mio punto di vista. Avrebbe infatti detto che la situazione di Matteo non è grave e che c'è gente che più di lui rischia davvero la vita. In ogni modo, noi non ci siamo dati per vinti. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle è stato molto coeso, e all'avvio della seduta hanno subito cercato di riproporre in aula l'ordine del giorno bocciato dal Presidente del Consiglio Mario Luigi. E Viviana Guarini ha evidenziato chiaramente quali erano le ragioni di urgenza per cui noi avevamo presentato un ordine del giorno di questo genere, e molti di questi punti Aaron li ha già accennati nel suo intervento. Noi li abbiamo semplicemente specificati data per data, intercettazione per intercettazione. Noi abbiamo portato tutte le prove possibili con un fascicolo di 3 pagine che riguardava soltanto le prove, quindi immaginate la gravità della situazione. E nonostante ciò, il Presidente del Consiglio Mario Luizzo ha con toni, a mio parere, molto irrispettosi e anche arroganti, ha mandato subito in chiusura qualunque tipo di dialogo. È stato subito pronto l'intervento degli altri consiglieri del Movimento dei 5 Stelle, che voglio nominare tutti, perché è veramente raro, è davvero raro riscontrare un'azione di questo genere da parte delle forze delle istituzioni. Quindi, oltre alla Guarini, sono impegnate veramente come leoni in aula anche la Ricca, Paroni, Conca, Pozzetti, Galante, Castiglio di Fari, e evidenziando al Presidente del Consiglio che l'articolo 33 del regolamento interno della Regione Puglia prevede il voto del Consiglio per avviare il discorso dell'ordine del giorno da lui stesso bocciato. E il Presidente del Consiglio, appunto Paolo Luizzo, quello che continuava a dire era che non lo riteneva urgente, e perché a un certo punto evidenzia le seguenti parole che io mi sono davvero segnato perché sono rimasto all'inizio. Paolo Luizzo dice questo: io penso che non sia necessario, che quello vale soltanto per l'uscita nelle sedi di legge, però se ritenete opportuno, se ritenete che dobbiamo mettere la data di mezzo, ma io non lo ritengo necessario, non lo ritengo necessario, cioè io non riesco a comprendere come, con quali parametri giuridici Mario Luizzo ha giudicato urgente un aspetto di questo genere, così come non comprendo il silenzio in aula anche del Presidente della Regione Emiliano, che soltanto la sera prima aveva esposto sulla pagina prima un messaggio di solidarietà per il Presidente di Matteo. Cioè è un paradosso incomprensibile. L'unica persona
di forze politiche differenti dal Movimento 5 Stelle a essere intervenuto è stato il consigliere del Movimento di Scelafide, che si chiama Alto Conflitto, il loro gruppo, e parlo di Concedo, che avrebbe chiesto a Loizzo di rivedere la sua posizione, visto che si stesse parlando di un magistrato in serio pericolo di vita. Nonostante ciò, la posizione del Presidente non è per nulla cambiata. Lui ritiene a suo modo di interpretare perfettamente il regolamento, ma lo ritiene semplicemente perché non ha considerato urgente l'ordine del giorno che il Movimento dei 5 Stelle ha proposto in aula per nostra rappresentante del Movimento delle Gende Rosse. Io sono molto deluso dall'atteggiamento dell'istituzione, sono deluso dall'atteggiamento del PD, che è il partito di maggioranza, sono deluso dall'atteggiamento di Emiliano, che in quanto magistrato e presidente della regione e anche amico comunque di Nino Di Matteo, mi illudeva una posizione decisamente diversa. Ciò non è avvenuto. Quello che io vorrei comunque evidenziare è che il paradosso è che soltanto a dicembre del 2014 io presentavo nella stessa maniera l'ordine del giorno al Consiglio Comunale di Cassano delle Murge, nelle mani del sindaco Vittorio Domenico Leonetti. Nella stessa maniera, in forma di urgenza, in soli 3 giorni, il sindaco di Cassano delle Murge ha portato in aula la nostra istanza e lo ha fatta approvare. L'istanza chiedeva, come in questa fase, l'esposizione di uno striscione sul balcone principale della struttura istituzionale. Nel caso della regione era appunto il palazzo di Via Capruzzi. Chiedeva una missiva indirizzata a Nino Di Matteo di solidarietà attraverso l'indirizzo del tribunale, e aggiungeva, cosa che non avevamo previsto a dicembre, la massima divulgazione mediatica da parte della regione, dell'ente regionale, di ogni tipo di solidarietà nei confronti di Di Matteo, evidenziando anche la sua vicenda. Cioè, in sostanza, noi chiedevamo di utilizzare tutti i canali che la regione potesse, attraverso la radio, il loro sito istituzionale, interviste, pubblicità, tutto ciò che è a loro disposizione sul piano mediatico, per far sì che la cittadinanza conoscesse ciò che sta per accadere, o meglio, spero che non accada mai, o perlomeno conoscesse la presenza di 150 kg di tritolo a Palermo destinati all'uccisione di Matteo. L'altra cosa che dice anche Savino, tra l'altro, è che non dobbiamo dimenticare che il presidente della regione Puglia ha alle sue spalle una carriera di magistrato antimafia. Ora capiamo che magari istituzionalmente, per regolamento eccetera, non poteva magari intervenire nello specifico, però magari sarebbe stato opportuno dare un segnale anche a tutti i componenti del Consiglio regionale, visto e considerato che c'è la possibilità che questo argomento venga portato nel prossimo ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale. Allora, invece mi pare di capire che ci sia stata, diciamo che l'indifferenza... troppo ottimisti nel pensare questo. Noi intanto faremo la nostra parte, e martedì prossimo, da quanto pare a nostra conoscenza, è stato convocato un nuovo consiglio regionale, ci ripresenteremo. Stiamo valutando in quale maniera, ma di sicuro non ci fermiamo qui. Riteniamo molto insoddisfacente quanto avvenuto, perché va aggiunto che verso fine seduta è stato accolto l'invito del presidente del Consiglio regionale, appunto Mario Loizzo, a istituire una sottoscrizione del capigruppo di solidarietà alle PM di Matteo. Ma è stata una solidarietà così molto breve, allargata a tutte le forze dell'ordine e chiunque rischia la vita, con un impegno di studiare un'eventuale commissione antimafia. Diciamo che quest'ultimo punto l'ho apprezzo moltissimo,
e apprezzo anche la sottoscrizione, ma non posso ritenermi soddisfatto perché l'idea di sottoscrivere da parte dei capigruppo una solidarietà di questo genere, la lettura che io evinco è una semplice facciata per non apparire cattivi agli ordini mediatici. Sì, ma scusa Savino, quello che viene fuori da questa tua descrizione è che non c'è una singolarità di pensiero, basta che qualcuno decida di stabilire un tipo di comportamento, tutti si adeguano. Penso che ognuno di questi consiglieri, ce ne sono tanti all'interno dell'assise regionale, possa di propria iniziativa chiedere e partecipare quindi alla richiesta del consigliere di 5 Stelle. Invece c'è stata una uniformità di pensiero, una specie di assuefazione. A che serve una pluralità se poi si adeguano tutti quanti? Allora, considerando che l'ordine del giorno di urgenza, secondo l'articolo 33 del regolamento interno della Regione Puglia, non consenta l'ingresso in aula di un ordine del giorno simile, è possibile la votazione dello stesso consiglio per l'avvio della discussione da parte di tutta la maggioranza, compreso il presidente Emiliano. Ho visto un totale assordante silenzio. Come dicevo prima, l'unico consiglio forse Savino è caduto un attimo, Antonella. Ma anche noi, Rosario, non sentiamo bene, purtroppo capita di accavallarsi perché vedi che lui è caduto. Ah, eccolo qua, è ritornato. Vai, dicevo, vai. Non con quali limiti Mario Luizzo abbia imposto a suo modo di vedere una decisione senza ascoltare i pareri delle altre forze politiche. Ma io voglio un po' uscire dal merito di tutto ciò, indipendentemente dalle regole, che comunque vanno sempre rispettate e a nostro modo di vedere semplicemente mal interpretate da Presidente del Consiglio Mario Luizzo, quando si tratta di discutere la vita di un essere umano, a prescindere da chi egli sia, e a volte la burocrazia andrebbe messa da parte. Sì, ma scusa Savino, c'è un'altra considerazione forse da fare. Mi senti? Sì, mi sento. Pronto? Sì. Ecco, i 150 kg di tritolo non è che si portano in una borsetta. Voglio dire, da qualche parte sono passati, o per via mare o per via terra, e credo che le nostre regioni possano anche, diciamo, pensare di poter aver partecipato ad offrire il passaggio di questo tritolo. Credo che faccia parte della politica anche quello di stabilire se il territorio ha partecipato alla ospitalità di questo passaggio. Voglio dire, è interesse anche di questi consiglieri sapere quanto la Puglia partecipi al trasporto di questo tritolo, se partecipa, perché da qualche parte sarà arrivato, non credo che è arrivato dal cielo questo tritolo. Potrebbe essere interessata anche la Puglia. Io l'unica cosa che posso rispondere è che attualmente a Stappancrasso Salentino risiede la moglie e la figlia di Rina, quindi di Metta Bagarella, e sua figlia, che pare che abbia sposato, se non ricordo bene, un membro della Sacra Comunità. Però non abbiamo elementi in mano per poter affermare quello che accenni. Potrebbero soltanto essere sospetti, ma legati semplicemente al fatto che Alberto Lorusso fosse presente al carcere di Opera con Rina, e era appunto un esponente pugliese appartenente alla Sacra Coronita. Ma a parte questi abbinamenti, non ci sono elementi in mano per poter dire una cosa del genere. Scusa Savino, ci siamo persi una piccola parte della tua risposta, perché purtroppo nel frattempo è caduta la linea.
Niente, dicevo che attualmente sta Pancrazio Salentino, quindi una delle patrie della Secca Cronunita, e risiedono sia la moglie di Irina che sua figlia, che pare abbia sposato un esponente, ex esponente, non ricordo bene, della Secca Cronunita. L'abbinamento, forse così, ma per forma logica, per pensare a una cosa simile, sarebbe quella che Alberto Lo Russo, il compagno di Irina nel carcere di Opera, la persona a cui egli ha confidato, o meglio ordinato, gli ordini di morte a pubblico ministero Antonino Di Matteo, essendo anche lui un membro della Sacra Cronunita, appare anche uno dei fondatori, viene da pensare che qualche collaborazione possa esserci stata. Però, a parte questa analisi logica, non ci sono reali elementi per poter pensare che dalla Puglia ci sia mosso qualcosa a riguardo. Vabbè, almeno... qui ci si trova di fronte ormai a un sistema criminale integrato, come spesso viene definito, mi sembra evidente, ma la frase che mi sconvolgeva è che, secondo qualcheduno, questa situazione non ha carattere d'urgenza. Allora, c'è stata la condanna a morte del capo dei capi, la conferma ormai di tre pentiti che esiste questo quantitativo ingente, 150 kg di tritolo che viene spostato a proprio piacimento. Addirittura nell'articolo, mi rivolgo a te Aaron, c'è una dichiarazione di Vincenzo, mi sfugge il cognome. Non è Vincenzo Graziano. Come? Non è Vincenzo Graziano che parla. No, comunque c'è un riferimento, purtroppo in questo momento non lo posso recuperare. E comunque dice chiaramente che il tritolo deve essere cercato nei piani alti. Quasi allora è Vincenzo Graziano. Vincenzo Graziano, praticamente nel giorno del suo arresto, quasi a prendere in giro i poliziotti, gli inquirenti che lo stavano in quel momento arrestando, dice: il tritolo dovete cercare nei piani alti. Una frase che è rimasta lì, sibillina, raccontata da qualche funzionario di polizia giudiziaria, ma che non ha trovato per il momento alcun tipo di riscontro. Certo è che una frase di questo tipo, se l'associamo parallelamente alle parole che ha detto Vito Galatolo di quanto c'era scritto in quella lettera di Matteo Messina Denaro, che a volere la morte di Di Matteo non è solo cosa nostra, ma sono anche soggetti altri, gli stessi che hanno voluto la morte di Paolo Borsellino, probabilmente gli stessi che fino a qualche tempo fa, e anzi tuttora, sono ancora indagati da Nino Di Matteo e il pool che indaga sulla trattativa Stato Mafia. Ricordiamoci che il periodo, dobbiamo sempre contenere in alta considerazione questo aspetto, che il periodo in cui ci sono le riunioni nel dicembre 2012 per organizzare l'attentato a Di Matteo, in quel periodo il processo trattativa non era ancora iniziato, ma era già iniziata l'inchiesta bis sulla trattativa Stato Mafia, erano già iniziati i primi accertamenti per quanto riguarda gli ambienti della destra eversiva e dei servizi segreti, erano già iniziate delle cose che davano fastidio sia a Cosa Nostra ma anche ad altre entità. Quindi possiamo sicuramente dire che questa inchiesta dava fastidio e ha assolutamente una logica che si sia arrivati a quel periodo con l'intenzione di uccidere Nino Di Matteo. Poi sono arrivate è arrivata la condanna a morte di Irina nel 2013. La condanna a morte di Irina arriva probabilmente imbeccato da Alberto Lo Russo. Savino ha detto bene, Alberto Lo Russo è un presunto boss pugliese, si pensa che è un boss, sì, è un boss pugliese da quello che sappiamo, però mi viene da dire, come mai Alberto Lo Russo stuzzicava così tanto
Salvatore Rina mentre facevano la passeggiata durante l'ora d'aria, lo stuzzicava su temi come gli attentati, le stragi, lo faceva tanto parlare. Siamo sicuri che Alberto Lorusso fosse solo un soggetto appartenente alla Sacra Corona Unita? Come mai è stato messo un soggetto della Sacra Corona Unita che sapeva scrivere in fenicio? E gli accertamenti hanno dimostrato che hanno fatto riportare che c'erano diversi pizzini, diverse carte scritte in fenicio all'interno della cella di Alberto Lorusso. Per quale motivo Alberto Lorusso, tra le cose che sono uscite a tradurre, le varie parole, c'erano parole come bagarella, come bomba, come trattativa, queste cose qui? Allora, queste sono le domande che noi ci dobbiamo fare e che forse ci fanno pensare che volere la morte di Nino Di Matteo non sia solamente la mafia o quattro scarzacane che si trovano qua in giro a Palermo, che magari si divertono a mettere le bombe, ma c'è altro. E tanto che lo stesso Vito Galatolo ci racconta, sempre riferendosi a quelle riunioni del dicembre 2012, che loro inizialmente erano scettici, erano dubbiosi nel fare l'attentato, anche perché ricordiamoci che Cosa Nostra è stata punita con gli ergastoli per le stragi, con tantissimi ergastoli, condanna a fine pena mai per tutti quanti i boss, quindi hanno pagato loro il conto più salato. Chi non ha pagato il conto sono i mandanti, quelli che noi riteniamo essere mandanti esterni al volto coperto e che ancora oggi vertono nella più assoluta impunità, e sono proprio loro ad aver dato le garanzie a Matteo Messina Denaro, tanto che Matteo Messina Denaro nelle lettere, in base a quello sempre che dice il pentito Galatolo, che dice: ma no, stavolta non è come nel 92, siamo coperti, abbiamo le spalle coperte, quindi andate avanti, questa cosa si deve fare. Ma non solo, Matteo Messina Denaro aggiunge anche che per fare l'attentato ci sarà un artificiere con cui hanno l'ordine di non parlare, e questo artificiere non è Cosa Nostra. E questa è una chiara sensazione che chi fa queste dichiarazioni ha provato nel momento in cui le è stato detto questo, perché è un fatto desueto, evidentemente. Il fatto è che per quanto riguarda Galatolo, lui ha sicuramente è inconsueto che ci siano soggetti esterni per cose di mafia. Non è inconsueto in base alle indagini che ci sono state, perché Vito Galatolo ci parla di questo soggetto esterno che verrebbe messo a disposizione da Matteo Messina Denaro. Gaspare Spatuzza ci parla di un uomo visto dentro il garage in Villa Sevaglios nel 92 mentre imbottivano la macchina di esplosivo per far saltare in aria Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. E al tempo stesso, nei giorni scorsi, abbiamo letto le dichiarazioni fatte alla giornalista di Repubblica da un altro pentito, un altro collaboratore di giustizia, Gioacchino La Barbera, che affermerebbe nella presenza di un soggetto che non era Cosa Nostra nei giorni precedenti all'attentato di Giovanni Falcone. Ecco, vediamo che sui più grandi attentati della storia del nostro paese, quindi prendiamo Falcone, prendiamo Borsellino, speriamo che non ci sia mai quello a Nino Di Matteo, vediamo interessamenti esterni, o comunque la presenza di soggetti esterni a Cosa Nostra. Noi li chiamiamo mandanti esterni, a Caltanissetta li chiamano concorrenti esterni, comunque sempre di quello si tratta. Ma perché sia chiara l'importanza del mantenere viva, anzi di creare, visto che ancora non c'è, un'attenzione da parte delle grandi masse, da parte di tutti i cittadini rispetto a questa situazione, per cercare di mantenere l'attenzione, come dicevo, che cosa è necessario far capire? Sarebbe necessario forse far capire a cosa serve in realtà questo omicidio così eclatante, perché se è vero
che non ci troviamo nella stessa situazione del 92 come copertura per la criminalità organizzata nella realizzazione di questo attentato. È anche vero che c'è una consapevolezza maggiore probabilmente, quindi se la mafia dovesse addirittura riuscire a commettere questo omicidio tanto preannunciato, quali sarebbero le conseguenze? Il territorio reagirebbe, e forse questa volta reagirebbe in maniera molto più dura rispetto al 92. Non so se il territorio reagirebbe, questo lo dico per un semplice fatto. Allora, abbiamo avuto già, se la storia è maestra di vita così come dovrebbe essere, il territorio dovrebbe già reagire, perché non dovrebbe accettare che ci sia un altro rappresentante delle nostre istituzioni, il rappresentante dello Stato, se vogliamo prendere in prestito le parole di Vittorio Teresi, che distingueva tra Stato mafia e Stato, qualche tempo fa. Credo che già oggi la società civile debba farsi sentire. Se invece cosa succede? Succede che molto spesso, col passare del tempo, a parte le prime manifestazioni grandi che abbiamo avuto per Nino Di Matteo, immediatamente alle prime minacce di Rina, anche la società civile si è un po' assuefatta, o perlomeno via via si è fatta sentire meno. Io mi auguro che il 14 novembre, so che le agende rosse di scorta civica in tutta Italia vogliono organizzare una grande manifestazione, mi auguro di vedere tanta gente a Roma per manifestare il proprio sostegno a Nino Di Matteo. Spero tanto di sbagliarmi nel dire che sia necessario il sangue per rivedere nuovamente le piazze piene, come in realtà dovrebbe essere questo allarme, perché è un falso storico. È vero che c'è tanta, da una parte, dal punto di vista sociale e culturale siamo forse più pronti rispetto a allora, però molti si voltano dall'altra parte, Antonella, questo è l'amarezza più grande, alcuni per volutamente, altri non per colpa loro. Vediamo continuamente che l'informazione è controllata dal potere politico istituzionale, l'informazione, si cerca di mettere sempre di più un bavaglio all'informazione, ai giornalisti. Abbiamo parlato la scorsa settimana della legge che stanno portando avanti in Parlamento, basta vedere il caos che è successo sulla RAI solamente perché ci si è permessi su Rai 3 di criticare qualche soggetto che interessa al governo. Immediatamente si parla di scandalo, di una rete televisiva che non è allineata e desiderata del governo. Però in passato, per farti un esempio, anche categorie dei giornalisti e tantissimi cittadini si sarebbero schierati in piazza per difendere l'articolo 21 della Costituzione. Non mi sembra di vedere barricate nelle nostre piazze italiane. Certo, c'è un'assenza pesante non solo da parte dello Stato ma anche da parte di molti cittadini, ma credo che comunque ci sia, scusami Aaron, io forse sarò un inguaribile ottimista. No, ma gli ottimisti sono ragazzi come Savino, come tantissimi altri ragazzi del Movimento 5 Stelle, Agende Rosse. Ci sono i ragazzi di buona volontà, non è che bisogna vedere tutto quanto nero, assolutamente, non dico certo, assolutamente questo. Sì. Sì, ma scusami Aaron, noi abbiamo avuto su un quotidiano locale in data di ieri un ampio servizio sull'asservimento soprattutto delle attività commerciali alla malavita locale, un atto di coraggio, perché non è frequente una cosa del genere. Credo che dovrebbe essere altrettanto importante rendere ufficiale il comportamento di tutto il Consiglio regionale di ieri, e non soltanto in maniera così diciamo riduttiva come alcuni di noi riescono a fare, ma tentare di renderlo molto più eclatante, cioè renderlo molto più esplicito. E la gente deve sapere cosa fanno i loro rappresentanti o cosa non fanno. Assolutamente. Capisco che la stampa hanno il bavaglio e tantissimi sono asserviti, però credo che uno degli impegni che dovremmo fare è quello di
rendere pubblica, rendere ufficiale, cioè ufficializzare, mostrare il comportamento di questa gente che sta in consiglio regionale. Quello assolutamente, l'informazione, il ruolo dell'informazione è proprio quello di, se vogliamo, controllare quello che fanno i nostri politici. Abbiamo un ruolo fondamentale, i nostri rappresentanti istituzionali. L'informazione nasce per quello, dovrebbe nascere per quello, e dovrebbe, l'articolo 21 della Costituzione parla chiaro di qual è il compito dell'informazione. Oggi lo stiamo facendo in questa trasmissione, state rendendo noto, grazie alla testimonianza di Savino, di quello che è accaduto al Consiglio regionale lì in Puglia. Si cerca di fare con il nostro giornale, per quanto riguarda quello che accade qui in Sicilia o in Calabria o in Campania, cerchiamo di farlo con i mezzi che abbiamo. Io dico semplicemente che la gente ha anche la possibilità di andarsi a informare seguendo questa trasmissione, andando su internet, cercando. Il diritto è quello di essere informati, ma anche quello di informarsi. E quindi se manca la base, l'idea di ricercare le notizie, di ricercare la verità, diventa anche un problema. È vero che oggi abbiamo forse più possibilità di ieri, con l'avvento di internet abbiamo più possibilità di raggiungere le notizie. È una lotta che va fatta quotidianamente. Io sono d'accordo con te che queste piccole storie, che in realtà poi piccole non sono, vanno assolutamente raccontate, in modo che così si possa avere una scelta e si possa avere un reale cambiamento. Se non abbiamo informazione, non possiamo scegliere in quello che è il nostro futuro. Anche perché saremo curiosi di sapere quali sono gli argomenti ritenuti importanti all'interno all'ordine del giorno o urgenti, visto che questo argomento è stato ritenuto né importante né urgente. Chissà quali altri argomenti importanti e urgenti hanno da discutere. Sarebbe Infatti, interessante. Savino, sarebbe importante sapere qual era l'ordine del giorno così pressante, tanto da non poter discutere di un uomo che sta rischiando la vita per la democrazia in questo paese. Io voglio solo aggiungere un po' quello che è accaduto oggi sulla stampa. Quei pochi articoli che ho visto che parlavano un po' di Di Matteo, di quanto è avvenuto in consiglio, avevano come titolo l'approvazione dell'ordine del giorno di solidarietà al pubblico ministero Antonino Di Matteo. Io non so se questi titoli siano stati realizzati in forma di stampa servile, o perché forse la stampa di oggi è un giornalismo da strapazzo per alcuni giornali, ma la notizia è totalmente falsa, perché hanno semplicemente approvato una sottoscrizione scritta addirittura su un foglio di quaderno e firmata dal capogruppo. Quindi anche chi si vuole informare alle volte dovrebbe cercare di trovare più fonti e cercare di trovare qual è la verità. Io non so quante testate giornalistiche hanno cercato di approfondire quello che ho fatto quest'oggi insieme ad Aaron con Antimafia 2000, perché le uniche informazioni che ho visto veritiere erano semplicemente quelle polemiche che aveva pubblicato Viviana Guarini, la consigliera dei 5 Stelle, sulla sua pagina Facebook, evidenziando la sua opinione con toni molto molto duri nei riguardi di Mario Luizzo. Quindi è come se la stampa cercasse sempre di gossip e mai il vero senso del vero senso civico che ogni cittadino vorrebbe leggere, vorrebbe cercare di avere per crescere. Però io defacciando un po' quello che diceva Aaron, un caso di nuova strage, io stando nell'associazionismo da un paio di anni, ahimè la penso come lui, non sono convintissimo che la società civile reagirà davvero forte, però voglio lanciare l'appello che Salvatore Borsellino più volte cerca di rendere noto, è che noi dovremmo essere la scorta civica degli eroi vivi, non degli eroi morti. E spero che il 14 novembre a Roma
possa davvero coreografare una piazza di migliaia e migliaia di gente. Una volta ci siamo riusciti con le leggende rosse, era il 2008, credo che ci fossero circa 200.000 persone. Se ci siamo riusciti una volta, credo che quella gente possa ancora trovare il coraggio e trovare anche il più che il coraggio, la forza, la volontà, la grinta di dover difendere un uomo che cerca di lottare per la giustizia. Savino, non credi che il 54% della gente che non vota sia stata e sia tuttora influenzata anche da questi episodi? Non credi che questa possa essere anche una forma di reazione? Non tutti reagiscono andando con le fiaccole o con i bastoni, ma molti reagiscono non votando. Io credo che con quel 54% di gente che non vota, il 30% è gente che semplicemente è indifferente nella sua vita a prescindere. Quindi sicuramente ci sono gli sfiduciati come evidenti, ma credo che molti giovani oggi, credo forse anche la maggioranza, sia stata talmente bombardata dal sistema che si sofferma ai programmi di Maria De Filippi o alla partita di biliardino, alla partita di calcio, e non guarda mai l'essenziale come dovrebbe. Basti solo pensare, non c'entra nulla con la mafia. Ho letto recentemente un'affermazione di un ragazzo minorenne che si sentiva sfiduciato in questa società al punto da volersi suicidare, perché le ragazze non avevano relazioni sentimentali con i loro coetanei per ragioni di cuore, ma semplicemente per sesso, e ogni volta che ci andavano a letto davano i voti per le prestazioni. Cioè, stiamo parlando di una generazione nuova che parla praticamente di azioni materialistiche che non hanno senso né in cielo né in terra, soprattutto nella fase di crescita. Quindi prova a immaginare quanto pericoloso è non educare la bellezza, come diceva Pippo nel passato. Cioè, se noi non riusciamo, torniamo a realizzare un senso di arte di alto livello, sarà difficile. Forse potremmo anche riuscire a distruggere la mafia, io dico questo, potremmo anche riuscirci, ma se non riusciamo però allo stesso tempo a cambiare il sistema culturale, così come il bullismo nasce da nulla e non da organizzazioni criminali, così nascerebbe una nuova mafia, perché la cultura è la fonte più importante. Ma infatti parte della cultura è in quel 54%, eh? Io ritengo che ci sia parte di questa cultura che si ribella a questo modo di fare. Ci sono alcuni che esprimono un voto secondo razionalità, secondo opinione, e fatti del genere hanno partecipato a renderli lontani, ad allontanarli. Ma non dimenticare che c'è nel 66% di votanti, però ci sono quelli che votano per un voto comprato, un voto venduto, che è peggio sicuramente. Quindi, cioè, siamo sempre nello stesso problema culturale, sia nei non votanti e sia nei votanti. Cioè, ad ogni azione, Savino, scusami, ad ogni azione relativa all'acquisto di voti, perché tanto la politica, la maggior parte si regge in questo modo, no? Perché sennò non avremmo questi personaggi in giro. Allora, all'azione relativa all'acquisto di voti ci sono delle reazioni, magari poche rispetto all'altra, che rispondono in questo modo. Io ho, come tutti noi credo, abbiamo delle persone a noi vicine che sono disgustati da questo modo di far politica. Saranno sicuramente molto pochi rispetto a quei voti acquistati, però esistono anche loro, eh. Ma io concordo con quello che dici, ma resta il fatto che abbiamo il dovere non solo per l'alto senso civico morale che dovrebbe appartenerci, ma anche per dimostrare che Falcone e Borsellino non sono morti invano. E parlo della famosa speranza che più volte Salvatore Borsellino ci ricorda nelle parole di suo fratello Paolo. Dovremmo cercare di, attraverso la speranza, di riuscire a educare alla bellezza, sempre come diceva anche Pippo in passato,
perché se noi non lavoriamo, almeno noi pochi, perché i 300 spartani non erano tanti, però in 300 riuscirono a fermare i persiani, se noi seppur in scarsa quantità riuscissimo a fare un lavoro di altissima qualità sul piano culturale, non solo sulle scuole ma anche nella società in genere, probabilmente potremmo riuscire a cambiare qualcosa, perché io sono dell'idea che ognuno di noi, cioè la mafia siamo noi. Inutile dare le colpe sempre allo Stato o al mafioso, anche perché lo Stato comunque lo eleggiamo noi, e ogni paese ha sempre il governo che merita. Appunto. Però di contro, Savino, non credo proprio che né Nino Di Matteo né le morti che ci sono state troppe in passato. Tu giustamente hai citato Falcone e Borsellino, ma vanno ricordate tutte le scorte composte comunque da ragazzi, da uomini, da donne che avevano una vita, che avevano una famiglia, che la mafia ha spezzato senza pensarci su due volte. Ricordiamo Rosario Livatino, anche lui giovanissimo, ucciso come un cane, da solo buttato nei campi della Sicilia. Cioè, Peppino Impastato. Ma permettere, Rosario Livatino ha avuto il coraggio anche di fare quel tipo di lavoro senza scorta. Assolutamente. Assolutamente, ma lui aveva una grandissima, era profondamente convinto della bontà del suo lavoro, così come lo è Nino Di Matteo, che pur avendo le sue paure, comunque le sue paure umanissime, perché ricordiamo che stiamo parlando pur sempre di un uomo, comunque va avanti e non ha alcuna intenzione di arretrare. Noi non possiamo dire di arretrare perché non siamo mai arrivati avanti, è l'indifferenza a quello che non va bene. L'indifferenza delle istituzioni riflette la nostra indifferenza rispetto a questo tipo di realtà, eppure la mafia è nella quotidianità di ognuno di noi, ben celata, ben nascosta, con l'abito buono della domenica, ma è pur sempre nella vita di tutti noi ogni giorno. E questo è quello che non abbiamo capito: quanto la cultura mafiosa e l'azione mafiosa influenzi la vita di ognuno. Per dirla in soldoni, non stiamo pensando a tutelare la vita di un uomo che col suo lavoro, magari riesca ad andare a buon fine naturalmente, col suo lavoro sta facendo in modo che un giorno i figli di tutti noi non siano obbligati a baciare le mani a qualcuno per avere una speranza di vita. Forse se la portiamo più sul terreno riusciamo a far capire un po' meglio qual è il pericolo che noi stiamo vivendo. È questo forse che la gente non ha compreso, la vede una situazione lontana dalla propria quotidianità, ma non è così. Noi abbiamo fatto alle 18:30 una trasmissione parlando di sanità. La mafia nella sanità ha degli affari enormi e tanto spesso questo non viene sottolineato. Ecco perché sembra sempre che si parli di un'entità quasi astrale, no? Che non abbia nulla di materiale, è nella vita di tutti noi. Però perdonami se ti interrompo, parlando di mafia nella sanità, noi in Puglia abbiamo un caso molto speciale nei riguardi di tutto il mondo, in cui in un'inchiesta di mafia e sanità tutti i piccoli soldatini di mafia sono stati arrestati e sono stati prescritti o assolti tutti i pezzi grossi, sia sul piano mafioso che sul piano dello Stato. Cioè, è difficile pensare che in uno scandalo del genere siano tutti pazzi quelli che indagano e tutti innocenti che vengono colpevolizzati di qualche reato. Cioè, è come immaginare che tutti i magistrati fossero incapaci di fare il loro mestiere. Cioè, è impossibile. E che ognuno si cuce un processo spettacolo perché ha voglia di protagonista. Sembra un po' come tornare agli anni 80, quando Corrado Carnevale ha detto la massa sentenza, ogni volta che arrivava a un eventuale condannato in Cassazione, puntualmente veniva assolto. Cioè, così vedo un po' la questione della sanità in Puglia, in cui tutti gli eventuali accusati politici, tra cui anche Alberto Tedesco, sono stati tutti prescritti o assolti. Ne parlo ma siccome Massimo deve dare delle news e pare anche di una certa importanza, gli devo passare subito la linea, anche perché sono le 23:05 e siamo un tantinello in ritardo. Scusa Massimo, prego.
Sì, nessun problema. Ho aspettato la trasmissione perché appunto c'è questa notizia importante. Volentieri ho ascoltato tutta la vostra riflessione. Dunque, la notizia è la seguente. Andiamo in Siria, la NATO, il segretario generale della NATO Stoltenberg ha espresso preoccupazione per le notizie secondo le quali i raid della Russia in Siria non abbiano come obiettivo l'ISIS. Stoltenberg in particolare ha rimarcato che la Russia non ha fatto nulla per coordinare gli attacchi con la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti. Dal canto suo, il presidente della coalizione nazionale siriana, Khoja, a margine dell'assemblea dell'ONU, ha detto che i raid russi hanno già ucciso 36 civili. Di questa notizia che è in corso, naturalmente la approfondiremo sempre di più, e a tale proposito vorrei dare ai nostri ascoltatori un sito molto importante che è una televisione online All News diretta da Giulietto Chiesa, che ricordo ex europarlamentare, giornalista, presidente di Alternativa, che si chiama Pandora TV tutto attaccato.it. Ecco, ve lo ripeto, molto semplice, pandoratv.it, e lì troverete maggiori approfondimenti su questa storia. Bene, alle 23.06 vi restituisco la linea, a questo punto anzi vi do la buonanotte, buonanotte anche ai nostri ascoltatori, a presto, a voi. Buonanotte Massimo, ciao. Buonanotte a te, Massimo. Allora, noi purtroppo siamo in chiusura, ringraziamo naturalmente Aaron Pettinari e Savino Percoco, ma prima di chiudere devo darvi una informazione che riguarda naturalmente Radio Saiuz. Radio Saiuz sarà presente il 3 e il 4 ottobre con un suo stand al MEI, la manifestazione artistica che si tiene a Faenza. Quindi naturalmente potete così andare a salutare il nostro regista Rosario Moreno, che sempre tanta pazienza con noi, e seguire l'evento attraverso Radio Saiuz. Bene, naturalmente noi ringraziamo ancora Aaron Pettinari, redattore di antimafia2000.com, testata giornalistica che vi invitiamo caldamente a visitare, perché dobbiamo capire davvero qual è la situazione nella quale la nostra nazione, quindi noi, ci troviamo. Grazie Aaron. Grazie, grazie a voi. Grazie Aaron. E buon lavoro, sempre. Buonasera. Ciao. Buonasera a tutti quanti gli ascoltatori, a voi. Salutiamo Savino Percoco, giornalista, Savino, freelance e collaboratore di Antimafia 3000. Ciao Savino, senza grazie. E buonanotte. E buon lavoro anche. Ovviamente sempre fuori la matta dallo Stato. Quello sempre. E salutiamo Rosario, chiedendoti scusa Rosario se stasera abbiamo un po' sforato, ma sicuramente ci saremo più bravi la prossima volta. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che sono in Faenza e dintorni che il 3 e il 4 ottobre Radio Saiuz è presente al MEI con il suo stand. Ciao Rosario. Grazie Rosario. Buonasera. Grazie e buonasera, buonanotte a tutti quanti, saluti a tutti gli amici, e anche se andiamo fuori di poco non è che la questione è per la regia, sai, scherzi a parte, lo so, su questo, lo sì. So. Volevo salutare Savino e Aaron, è stata una bellissima puntata questa qui con gli amici, insomma sono state dette molte cose interessantissime che mi sono messo qui con la cuffia ad ascoltare e non ho disturbato, potete dirlo forte questo, non ho disturbato. Bene. Ci a risentirci, e in settimana questa puntata come spazio aperto la troverete su YouTube, sul nostro canale YouTube, il canale di Radio Science. Andiamo con, bene, la sigla. Salutiamo tutti e lasciamo i nostri ascoltatori con questa bella immagine che ci sta proponendo Savino. Ricordatevela questa immagine, eh? Ricordatevela. Buonanotte. Buonanotte.